è sospettato di essere un terrorista, un reclutatore di uomini pronti a tutto per conto del Fronte Rivoluzionario per la Liberazione del Popolo, il gruppo armato turco che la settimana scorsa ha sequestrato a Istanbul il magistrato Selim Kiraz, ucciso durante il blitz delle forze speciali in cui sono morti anche due dei rapitori. Si chiama Unal Erdel, 45 anni. È stato arrestato nel cuore della notte mentre dormiva in questo albergo sulla strada tra Mestre e Venezia, dove era arrivato due giorni fa con la moglie e due figlie come per una vacanza. Sarebbe dovuto ripartire oggi per l'Austria, dove dal 2005 ha la cittadinanza e dove lavora regolarmente come medico. A segnalare la sua presenza, a dare l'alert alla polizia di Venezia, è stata proprio la direzione dell'albergo, perché il nome dell'uomo, nonostante si fosse presentato con i documenti austriaci, risultava nell'elenco internazionale dei ricercati per terrorismo. Alla vista della polizia, Erdel si è mostrato meravigliato, ma non ha opposto resistenza. «Sono qui per turismo», ha detto. Con una pilotina della polizia è stato portato nel carcere di Venezia, dove ora è a disposizione della Corte di Appello in attesa di essere estradato. Il mandato di cattura internazionale da parte della magistratura di Ankara lo accusa di aver partecipato a partire dal 1994 ad una serie di azioni eversive, dal lancio di Molotov a un attentato negli uffici di una banca. L'uomo è stato anche indagato per essere ritenuto un reclutatore per conto del Fronte Rivoluzionario, che in questi giorni è tornato alla ribalta per il sequestro del procuratore turco. Il suo arresto ha fatto scattare la macchina dei controlli in tutta Italia. Il livello di allerta è tale che, soprattutto in questi giorni di Pasqua, le misure di sicurezza su tutto il territorio sono altissime, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, commentando l'operazione.